pensato un po' cosa gli vorrei dire nella massima onestà. Questa invece è la professoressa Susanna Esposito, che è una dei grandi cavalli di battaglia del vaccinisti. Ah, parlando di conflitti di interessi, vedete adesso in Umbria hanno, perché è venuta adesso dall'anno scorso, è in Umbria, è la responsabile della pediatria dell'Università di Perugia e ha fatto tutta una serie di iniziative per vincere un premio con un video per l'informazione a favore dei vaccini. Lei è la prima che ha iniziato a parlare di vaccinare le mamme, no, durante la gravidanza. Allora vediamo però, e va in giro logicamente con un cartellino con scritto vacciniamoci. Se però vediamo qualche anno fa, quando è stata all'Università di Firenze, perché allora l'aveva fatta, era stata obbligata a farlo, dopodiché non c'è più traccia. All'epoca aveva fatto la dichiarazione sui conflitti di interesse dicendo che aveva ricevuto fondi di ricerca da Chiron, poi Novartis, adesso GlaxoSmithKline, e Wyatt, mentre i compensi ricevuti per le relazioni scientifiche, formazioni e convegni erano pagati da Sanofi, Pasteur e Wyatt. Per quanto riguarda invece questo, non so se l'avete visto, il report EFPIA, che l'ha fatto solo la GlaxoSmithKline, ne ha pubblicato nel 2015, 2016 e 2017, con scritti tutti i nomi dei medici, delle università, eccetera, che hanno ricevuto finanziamenti da GlaxoSmithKline. Allora, per esempio, nel 2016 c'è scritto che il professor Stefano Esposito ha ricevuto 4.896 euro di corrispettivi più 1.370 euro per spese concordate. Ha ricevuto 6.267. Se gli davano 6.200 euro, forse dicevo anch'io che si poteva andare da qualche lato come avvocato. Non voglio dire che dicevo che si devono fare i vaccini, perché quelli non dico di non farli, ma non dico neanche farli. Avanti, informazione e comunicazione della persona assistita, andiamo avanti, consenso informato, abbiamo parlato, avanti, andiamo fino in fondo, tanto ormai, deontologia dell'infermiera, questo è il codice deontologico degli infermieri, è stato approvato anche questo nel 2009 in Italia, e i primi tentativi di parlare, di formare gli infermieri furono addirittura di San Camillo dell'Ennis nel 1500, alla fine dell'Ottocento si iniziò a parlare di formazione, di costituire delle scuole per formare gli infermieri, nel 1895 ne nacque la prima presso il Policlinico di Roma, e in quel momento, nel 1895, si contavano 25 in Italia e ce n'erano 500 in Inghilterra. Diciamo che noi abbiamo mutuato, almeno all'inizio, la modalità di formazione che già esisteva in Inghilterra, che erano stati i primi a formare in maniera professionale gli infermieri, i paramedici. Nel 1910 iniziò la scuola con Vittorio Ginaella di Roma. In Inghilterra la formazione era triennale, veniva impartita nelle Nurses Home, dove si entrava dopo accurata selezione, dove venivano fatti contenuti sia professionali che etici. Cioè non si parlava solo di medicina o di scienza, ma si parlava anche di contenuti morali ed etici per formare il paramedico. C'era una mezza che era, diciamo, la direttrice. Nel 19 la commissione ministeriale di Bertolini fece un rapporto dove disse che la situazione era critica, disastrosa. Avanti. Queste sono le leggi che riguardano la formazione dei paramedici in Italia. Particolarmente importante, così ricordo a braccio, che il 29 ottobre 1954, quando negli anni 50 in Italia si parlava di che cosa dovesse fare l'infermiere tra i suoi obblighi, c'è una curiosa differenza che non ho fatto in tempo a fare la slide mettendole a paragone. Mentre in Italia eravamo molto avanti, perché noi siamo stati molto avanti anche nella nostra Costituzione, quella che qualcuno voleva riformare un paio di anni fa, siamo stati molto avanti nel 48, eravamo anni luce avanti nel 48, nel 2018 siamo ancora anni luce avanti a molti altri paesi. Il problema è che dopo siamo un paese di banditi, quindi non applichiamo la nostra Costituzione. Idem per questo, perché fino agli anni 90 l'Italia è stato un paese che anche dal punto di vista del welfare, della disabilità, per esempio, è stato molto all'avanguardia. Nel 54, che il legislatore era più o meno lo stesso di quelli del 48, no, quindi gente che capiva non solo di politica ma anche di diritto e quant'altro, nel parlare delle responsabilità, dei doveri dell'infermiere, non c'era scritto che l'infermiera, perché ancora erano solo donne, doveva, come negli Stati Uniti, attenersi agli ordini del medico. Cioè gli Stati Uniti, che sono molto avanti, negli anni 50 ancora parlavano che l'infermiera
dovesse prendere ordini dal medico. C'è una concezione militare di subordinazione assoluta, cosa che invece il legislatore italiano, quello adesso magari forse lo farebbe, visto la quantità di ignoranti che ci sono in giro, ma all'epoca che era un legislatore effettivamente consapevole dei diritti, delle libertà, e non aveva parlato di dovere di ascoltare un ordine del medico, ma parlava che nella propria competenza professionale doveva seguire indicazioni del medico, e questo già è fondamentale. Questo è il codice deontologico degli infermieri, avanti, andiamo avanti, che bene o male le cose che ho detto sono consenso informato, abbiamo visto, vai, responsabilità medica, vai avanti, ma andiamo alle slide finali, avanti, la legge Gelli Bianco. Questo è un confronto su quella che è la scienza, la coscienza, il consenso informato, la responsabilità del medico o anche del paramedico. Quelli che vedete davanti sono due tesserine delle vaccinazioni, appartengono allo stesso nucleo familiare. Come vedete, quello di sinistra è un tesserino di vaccinazioni compilato molto bene, perché ha una data precisa, ha la fustella staccata dal farmaco e applicata lì, dalla quale si vince il nome commerciale. Non è un farmaco, l'esavalente o il trivalente, si capisce quale farmaco è stato somministrato, il nome commerciale e il lotto, perché fondamentalmente è quello. Poi c'è il timbro del medico e la firma del medico. Di qua invece vedete che non c'è scritto praticamente niente, Infarixexa, non c'è scritto niente, solo la data, non c'è scritto qual era il medico, non c'è una firma, ma non c'è assolutamente niente. Come ho detto prima, questi due tesserini di vaccinazione appartengono allo stesso nucleo familiare. Quello di destra è di un bambino che risulta, si ritiene, danneggiato dalle vaccinazioni, che ha una grave patologia autoimmune e neurologica. Quello di sinistra è il cane della famiglia. Ma questo, se avete seguito quello che abbiamo pubblicato nei mesi scorsi, ovvero sia le prese di colture, quello che hanno pubblicato i veterinari per vaccinare o meno i vostri cani, i vostri gatti, i vostri pappagallini, ovvero sia che vi fanno prima gli esami anticorpali, allora forse, se continuiamo così, dovremo andare dai veterinari a far visitare i vostri figli e non dai medici. Andiamo avanti? Questi sono quelli che abbiamo visto prima, a cui facciamo riferimento, le cose che hanno detto il Ministero, eccetera, contro di noi. Avanti. Questo è il bavaglio, perché mentre in questo paese strano, parlando di responsabilità medica, ci sono dei medici che sono stati radiati solo per delle opinioni, perché non avevano fatto male a nessuno, non risulta che avessero mai ricevuto una denuncia penale o una causa civile per una prestazione sbagliata. Ci sono invece, avanti, dei medici che sono tuttora iscritti al Fidomoceo nazionale, come in questo caso marzo 2017, tratti d'arresto interventati per corruzione, turbativa d'asta, lesioni volontarie, era rotto, io ho fatto la via d'accesso bikini per allenarmi, oggi ho fatto una vecchietta per allenarmi. Secondo il PM ha servito la Johnson & Johnson, è il famoso spacca ossa, ancora è sottoscritto, non solo, avanti, ma come vedete, avanti, da poco poi è ricominciato, avendo terminato il periodo di che doveva starsi nei arresti domiciliari, mi pare fosse nei arresti domiciliari, ha ripreso tranquillamente a lavorare e è iscritto da avanti. Questo è un medico invece, tratto arresto a Napoli unitamente avanti per corruzione, in quanto in qualità di primario del maschiale faceva risultare come donne solo i macchinari provenienti dalla città che era costruita dalla moglie, era insultato. Quindi capite che forse c'è una problematica genetica. Avanti. Professore Lorenzo Francesco, andiamo avanti, lo sappiamo lui, ancora risultato iscritto con stato di condanna. Dottor Lucia Cristiano, condannato per omicidio pretestuale, 10 anni di reclusione a 5 anni di interdizione da professione medica. Altre condanne per omicidio di primo grado successivamente prescritte. In uno di questi casi, il tribunale di primo grado, sulla scorta della perizia del CTU, parlò di sperimentazione di macchinari non previsti di pazienti usati come cani. Nella perizia, il professor Pierluigi Paiva Bollone, che è uno dei più famosi, anzi il più famoso medico legale italiano, è quello che per capirci ha analizzato la sindone, ok? Ha parlato dell'attività di questo medico come una esecuzione capitale nei confronti del paziente, che era il padre di una mia cliente. Andiamo avanti. Milano, clinica Santarino, clinica degli orrori, condannato dottor Brega Massone Pierpaolo nel novembre 2014 all'ergastolo. 4 omicidi volontari, 45 lesioni, passato condannato a 15 anni e mezzo di reclusione truffa, e ancora era iscritto e ancora è iscritto adesso.
condannato nel caso dell'omicidio volontario. Cioè qui non parliamo di un errore, parliamo cascentemente con tutto il ciclo di passaggio. Avanti? Andiamo avanti, ce ne sono altri. Effetti di crisi del rapporto medico-paziente. Da una parte, bianco e ferita, crisi medico-paziente, tutta colpa della regione dei desideri. Cioè, da una parte si cerca di dare la colpa ai pazienti, cioè i pazienti pretendono dal medico che li curi. Ok? Hanno la presunzione di essere curati, cioè alla fine non ci deve essere questo. Quindi la colpa è del paziente, non è del medico. Di qua invece, sanità, relazione medico-paziente, crisi autocasione, poca empatia. Quindi già la mettono su un rapporto che è comunque un crimine, non parlano di ignoranza, come dovrebbero, ma parlano di poca empatia. Avanti. Questo me l'ha rubata prima Domenico. Bertrand Russell, il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Avanti. George Bernard Shaw, la maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. Grazie e buonasera. Ringraziamo tutti gli intervenuti e lasciamo qui un foglio, lasciate la vostra email, verrete contattati, vi invieremo il link, comunque fate sempre riferimento ad Aurea, al sito di Aurea. L'ultima cosa, così noi facciamo una risata perché mi ero scordato, leggendo sull'articolo, sul giornale di questa mattina, mi pare che sia, sulla pagina di San Benedetto del Tronto, mentre il Corriere Adriatico, mentre in fondo c'è Novax, il comune toglie il patrocinio al convegno, se leggiamo insieme che cosa c'è, cioè l'articolo più importante che c'è sopra, il CEL fa flop, medico condannato, iniezioni in una struttura privata per rimettere in sesto le ginocchia di alcune San Benedettesi, a distanza di tempo le pazienti si sono addirittura aggravate e si sono rivolte alla magistratura. Questa è la stampa. Grazie di tutti.